Ciao a tutti ragazzi, io sono Daniel, sono ingegnere informatico, bentornati sul canale di Progetto. Nel video di oggi torneremo a mettere le mani al nostro assistente vocale scritto in Python. Se non avete visto l'episodio ve lo linko qui sotto. Anche perché quest'oggi non andremo a partire da zero, ma prenderemo quello script lì e lo andremo a modificare. L'obiettivo di oggi è quello di dire quale programma aprire sul nostro computer all'assistente vocale e l'assistente vocale dovrà aprire appunto questo programma specificato da noi con la nostra voce. La procedura è veramente molto semplice e richiede giusto l'aggiunta di alcuni pezzi di codice. Quindi ragazzi, prima di cominciare, se trovate utile il video vi chiedo soltanto di lasciare un like e di iscrivetevi per non perdervi i video successivi. Attivate la campanellina così vi arriva in automatico la notifica. E quindi raga, andiamo a vedere la parte codice. Innanzitutto badate bene alle import. La scorsa volta abbiamo importato OS che ci servirà anche quest'oggi per poter interagire col sistema operativo. Quindi tutte le import che vedete scritte qui dovete aggiungerle al vostro script se non l'avete messa. Successivamente trovate greetings in e greetings out, quelli sono dello scorso episodio. Oggi andiamo a definire programs. Programs è una lista di tuple. Potevamo anche fare una lista di liste, una lista di set, una lista di dizionari, è uguale. L'importante è che a scorrere la lista main noi scorriamo i vari programmi. Una volta che abbiamo trovato il programma da eseguire, all'interno della tupla abbiamo a sinistra il nome del programma per controllare che sia presente nella frase che abbiamo detto all'assistente vocale, mentre a destra il percorso dal sistema operativo. Quindi come vedete io qui ho aggiunto Twitch, Spotify, Notepad e Python, e dunque se vado a dire apri Python, l'assistente vocale andrà ad aprire un interprete Python via shell. Per andare a reperire il percorso andate su un qualsiasi collegamento del programma, cliccate tasto destro e cliccate su esplora oppure apri percorso file, andate a raggiungere il programma principale che viene eseguito, copiate il percorso della cartella, lo incollate su PyCharm e poi ci aggiungete il nome del programma .exe. Una volta fatto questo, all'interno di speak ho aggiunto semplicemente una print che ci dice speaking e ho aggiunto un controllo, nel senso che se il file name è diverso dal vuoto, quindi c'è qualcosa dentro, allora lo salviamo, che così effettivamente ha un po' più senso, perché se è vuoto il file name potrebbe dare degli errori. Per quanto riguarda la get audio ho fissato un piccolo bug, nel senso che spesso l'assistente vocale rimaneva acceso, noi parlavamo, continuava ad ascoltare all'infinito, una cosa abbastanza scomoda. Quindi innanzitutto ho aggiunto una print con listening, così sappiamo che è entrato dentro questo blocco di codice. L'aggiustamento per il rumore dell'ambiente nella durata ho messo 0,5, l'ho modificato rispetto alla scorsa volta. Poi dopo, se volete limitare la fase di ascolto, aggiungete alla listen phrase time limit e poi il numero di secondi. Io ho messo 5 secondi e mi trovo benissimo. Successivamente la get audio è praticamente uguale a quella della scorsa volta. Andiamo ora nel while true. All'interno del while true, all'interno poi del primo if di controllo, se textin è diverso da vuoto, innanzitutto ho aggiunto la frase, la parola stop. Stop ci serve per terminare il programma, quindi terminare il funzionamento dell'assistente vocale. Se diciamo stop, questo si ferma. E questo è possibile controllando se stop è contenuto all'interno della nostra frase. Quindi mi raccomando, se dite anche stop PyCharm, si chiude lo stesso il programma. Se volete farlo preciso preciso, controllate se stop è uguale, con il doppio uguale, a textin. E per terminarlo basta uscire dal while true e quindi mettiamo il break dentro all'if. Quindi ora saltate la if che controlla textin in greetings, che questo è della scorsa volta, e successivamente troviamo for program in programs, quindi andiamo a scorrere la lista dei programmi che abbiamo inserito, se program di 0, quindi la parola, il nome del programma, perché sapete che ci sono due elementi nella tupla, uno a sinistra e uno a destra, rispettivamente con indici 0, quello a sinistra, e uno quello a destra. Quindi se il nome del programma è contenuto in textin, allora significa che qualche programma l'ha riconosciuto. Cioè almeno uno l'ha riconosciuto. Io ho voluto implementare sia l'apertura del programma sia la chiusura del programma. Quindi se all'interno di textin c'è anche la parola apri, allora andiamo ad aprire il programma con OS, start file e poi prendiamo il percorso che sta a destra. E dunque program di 1. Altrimenti, se è presente chiudi
all'interno di TextIn, significa che vogliamo chiudere il programma, e quindi qui utilizziamo s.system e gli diamo la task kill, che è praticamente simile alla kill su Linux. Quindi chiude il processo. Per chiudere il processo non dobbiamo dargli il percorso intero, bisogna dargli il nome del processo. Quindi ad esempio Spotify.exe. Per andare a prendere l'ultimo pezzo, perché vedete che in fondo al percorso c'è il nome anche che viene utilizzato per il processo, no? Ecco, per andare a prendere quello utilizziamo os.path.baseName. Lo prende in automatico. E ovviamente gli dobbiamo passare program di 1. In fondo, ragazzi, ho lasciato sempre la speak di TextOut, quindi ripeterà quello che diciamo, ma effettivamente è comoda, anche per vedere se ha capito oppure no quello che abbiamo detto. E dunque, ragazzi, che dire? Andiamo a provare il nostro assistente vocale. E quindi, raga, ora andiamo a provare il nostro assistente vocale. Quindi, mando in esecuzione il codice. Ciao Python. Ciao Daniel. Ok, alziamo un po' il volume. Siamo un po' il volume. Quindi ora che si sente andiamo ad aprire un programma. Quindi ora che si sente andiamo ad aprire un programma. Apri Spotify. Apri Spotify. Chiudi Spotify. Spotify. Chiudi Spotify. Chiudi Spotify. Apri Python. Apri Python. Chiudi Python. Ok, avendo chiuso Python, praticamente mi ha chiuso anche il programma in esecuzione. Vi faccio vedere l'ultimo, che è Notepad. Apri Notepad. Apri Notepad. Dovrebbe averlo esatto aperto sull'altro schermo. Chiudi Notepad. Chiudi Notepad. Quindi raga, vi faccio vedere l'ultimo. Apri Notepad. Raga, vi faccio vedere l'ultimo. Va bene. Apri Notepad. Apri Notepad. Perché lo apri sull'altro schermo? Purtroppo me lo apre su questo schermo. Però ora vi faccio vedere che lo chiude anche. Chiudi Notepad. Ti faccio vedere che lo chiude anche. Chiudi Notepad. Ok, fermiamolo perché sennò non riesco a concludere il video. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto il video di oggi lasciateci un like, se avete qualche domanda da porci scriveteci qui sotto nei commenti, mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi arriveranno in automatico le notifiche sui prossimi video, seguiteci sui nostri social come Instagram e Facebook e noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!